Buonasera, benvenuta in un nuovo vlog chiacchiericcio di martedì sera. Sto per preparare la cena, avevo tanta voglia di compagnia. Fede si sta guardando un documentario, ultimamente va per i documentari su Infinity, noi abbiamo Infinity. E Ale è qui dietro di me nella sua sdraietta e tra poco la dovrò mettere anche a dormire, però nel frattempo mi avvantaggio con la cena perché è tardissimo e volevo fare i fusi di pollo con un contorno di verdura. Stasera vado per la carne, pollo principalmente, e però avevo voglia di stare in compagnia, di farlo insieme a voi, quindi eccoci qua. Sbrigo e vado alle ciance, vado a prendere ciò che mi serve per cucinare. Allora, il contorno che andrò a fare, questo contorno natura, fonte naturale di vitamina A di Carrefour, carote, broccoli e cavolfiori. Questo qui, devo fare assolutamente un salto poi dal fruttivendolo, verduriere, insomma, per prendere la parte fresca, perché appunto quando abbiamo fatto la spesa che avete visto da Lidl abbiamo preso giusto cose più tipo latte, yogurt, uova, queste cose qua, frutta e verdura. Non abbiamo visto nulla di così bello, cioè c'era poca roba, poca scelta, quindi abbiamo preferito fare una spesa a parte poi dal verduriere. E quindi niente, adesso andrò a fare questi fusi di pollo qui, speciale grigliata, ce ne sono diversi, io penso li farò proprio tutti, così appunto quello che avanza si mangia domani senza problemi, e poi farò questo contornino di verdura. Allora ragazzi, io vi ho messo lì, ovviamente ogni tanto mi vedrete l'ombra perché c'è lo sportello qui che copre la luce, vabbè, ma tanto importante sentirci. Avevo proprio voglia di chiacchierare con voi, di parlare di qualcosa, non so bene di che argomento parlare in realtà, pensavo era giusto un pur parler, ecco, come si suol dire qui. E niente, ieri sera... Anzi, nel video mi pare della spesa Lidl già vi accennai del fatto che ero emozionata per una sorpresa appunto che mi era stata fatta, e quindi magari vi posso raccontare di questo, ecco, vi posso raccontare di questa sorpresa che mi ha fatto Riccardo con Federico e Alessandra. È arrivato con loro due e mi ha portato un regalo che vi farò sicuramente vedere magari nel prossimo vlog, perché adesso appunto avrei le mani impiastricciate, non mi sembra il caso, però intanto vado a mettere i miei fusi in padella. E niente, è stata una sorpresa bellissima, non me l'aspettavo assolutamente, anzi è arrivato e l'ho proprio guardato come per dire: ma cos'è questo sacchettino? Insomma, sono rimasta veramente senza parole, e soprattutto poi vedere anche Federico, insomma, con Federico e Alessandra mi ha emozionata, no? Perfetto, in questa padella ci stanno giusti i fusi, così li faccio tutti. Buttiamo questa e poi c'è già che... Metto già il contorno, ma aspetto un attimino a farlo andare perché il pollo ci mette di più. Voilà, coperchio, così non fa troppo rumore, anche perché ho anche la lavatrice in funzione, cioè proprio chi più ne ha più ne metta. E serve un sacchetto perché... Ah no, c'è qui. Aspettate.
niente, mentre va il pollo, vediamo un po' di girare così. Tra poco vado anche a mettere la piccolina a fare nanna. E altra cosa che ci tenevo a dirvi è quello di cui voglio anche un po' parlare, è la mia idea dei prossimi, sui prossimi video. Sono indietro con la mia idea, con la mia programmazione, perché ho ancora tutte le vostre domande dell'ask che vi avevo messo su Instagram, quindi ho salvato quelle stories, per fortuna adesso si possono salvare le stories, quindi sono lì, quindi non le perderò le vostre domandine, e ho intenzione, tutte le intenzioni di fare un ask, quindi rispondere a tutte le vostre domande che principalmente sono di tutto un po', però principalmente sulla bimba, sul parto, su quello che mi è successo in questi ultimi mesi. Poi vorrei anche farvi un parto, ragazzo, ce la posso fare, vorrei farvi anche un video sulla mia, diciamo, crisi che c'è stata nei primi 2 mesi, mettiamola così, no? Quindi cosa mi è successo, perché, per come, raccontarvi un po' tutto, cosa, come è andata. E poi vorrei fare, arriverà presto anche un video, cosa c'è nella mia borsa, che non faccio da tantissimo, in cui ci sono un po' di novità, un po' di cambiamenti ovviamente. Farò il cosa c'è nella borsa di Alessandra del passeggino, quindi cosa metto all'interno. Vi farò anche il video che mi avete chiesto tantissimo su che cosa veramente serve poi quando arriva un bebè. Quindi di tutte le dicerie, no? Devo avere questo, devo avere quello, ma cosa realmente serve effettivamente di tutto ciò che ho comprato prima del suo arrivo? Quindi questo è anche un video molto interessante. Magari in questo video vi racchiuderò la mia recensione sul passeggino, che mi avete chiesto anche questo in tantissime, quindi lo racchiuderò in questo stesso video, per non fare un video dedicato che è un po' più, magari non interessa proprio a tutti, ecco. E basta, quindi diciamo che ho un bel po' di idee video da fare, soprattutto vostre richieste, perché principalmente sono vostre richieste. Le ho segnate tutte su un'agenda e piano piano sto cercando di farle tutte quante. Nel frattempo che aspetto il pollo, ho dato una giratina con la pinza, questa è Nala, ho messo anche la bimba a fare la nanna, così sono anche più libera di parlare con voi. Poi era davvero distrutta, era stanchissima. Mentre accendo le verdurine, appunto volevo parlarvi del Grande Fratello di ieri sera, che veramente, non so se voi lo seguite, per chi di voi lo segue, come ci siete rimasti per Francesca, cioè veramente poverina, cioè veramente uno colossale, cioè io ero lì così, la vedevo stare malissimo, cioè era lì che si dondolava in avanti tutta col viso coperto, ha pianto tutta la puntata praticamente, e mi ha fatto una tenerezza incredibile. Nonostante alcuni suoi atteggiamenti non mi fanno proprio impazzire con altre concorrenti, proprio i suoi modi di fare, no? Anche se è venuto fuori il motivo per cui lei è un po' così, no? Perché da quel che viene fuori, appunto, ha sofferto nel suo passato, però questo, insomma, non è una, diciamo, una giustificazione. E quindi, insomma, però mi ha fatto una tenerezza incredibile, cioè veramente. Io non so come mi sarei comportata, perché il brutto è che sei chiuso lì dentro, non puoi fare nulla, non puoi verificare nulla, non puoi dire nulla, ce lo puoi dire ma non hai un botta e risposta, no? Non hai un confronto in quel momento, e deve essere bruttissimo, veramente veramente brutto. E ci sono veramente rimasta secca. E poi sono curiosa di vedere, poi parlando proprio di trash italiano, di vedere poi la puntata di Nonnella D'Urso, che credo sia di mercoledì se non mi sbaglio, e vedere questa fatidica storia veramente assurda di Pamela Prati, che veramente non sta né in cielo né in terra questa cosa, cioè è incredibile che si sia inventata un matrimonio
infatti sono curiosa di vedere queste interviste che hanno fatto alla sua agente, giusto così per... Poi magari è tutta una cosa architettata, anzi magari sicuramente così, per avere audience, per avere un minimo di notorietà in più, no? E parlo di Pamela Prati. Però vabbè, no comment, cioè veramente. Sono curiosa di capire, quindi magari riuscirà fuori il discorso in qualche altro vlog chiacchiericcio, vedremo cosa diranno a questo Non è la D'Urso. E niente, devo dire che la D'Urso a me non sta simpaticissima, cioè, anzi, in certi contesti mi sta proprio antipatica, però devo dire che è proprio brava a condurre un programma, su questo non posso proprio dire nulla, cioè è veramente veramente brava a intrattenere, è proprio brava a lasciarti lì con gli occhi puntati allo schermo, cioè è brava proprio a... Non ci si annoia mai, cioè meno io, Grande Fratello Non è la D'Urso, momenti di vuoto, di noia, difficile, è molto brava a trovare, no, qualcosa che attira, anche il fatto che ha fatto entrare, oddio come si chiama, Vladimir Luxuria, è anche un grande colpo di, una buona strategia di audience anche quella, perché comunque... non è una che le manda a dire, ecco, Vladimir, quindi è stata una roba furba. Vabbè, vedremo cos'altro si inventerà, anche se non credo che manchi molto alla fine del programma, quindi non so di preciso se una o due puntate, ma non credo duri ancora, o tre, comunque non durerà proprio così tanto ancora. E mi ha fatto anche tantissima tenerezza l'ex di Tina Cipollari, che mi sfugge il nome, Kiko, veramente, quando ha urlato ai figli ascoltatemi in giardino, che hanno fatto vedere il video, da mamma mi è venuto il magone, no? A sentire quelle urla per i figli. È stato carino, comunque sembra proprio un bravo papà, mi piace molto come personaggio, non lo conoscevo, cioè lo conoscevo come ex di Tina, ma non lo conoscevo come personalità, come insomma, diciamo, nella casa ho avuto modo di capire un po' di più che tipo è, mi sembra proprio un pezzo di pane, mi sembra proprio un buonaccione, e quindi boh, gli auguro che questa sua nuova storia sia definitiva, sia la volta buona, insomma. Certo che è un peccato che si sia lasciato con Tina, cioè, nel senso, stavano bene insieme, almeno mio modesto parere. Ok, vado a controllare il pollo, perché non credo manchi tantissimo, e sto cuocendo anche le verdurine. Cena fatta, salto temporale, cena fatta, e sto pulendo appunto il gas e tutto quanto, perché quando si fanno queste cose, coscette di pollo, fusi di pollo in padella, bene o male gli schizzi di grasso e di unto ci sono sempre, e niente, quindi mentre pulisco così approfitto per chiacchierare ancora un pochino con voi, e niente, quindi mi pare vi stessi parlando del discorso Pamela Prati, che come vi dicevo mi fa un po' cascare dal pero, anche perché vi dico la verità, io Pamela Prati me la ricordo ancora da quando faceva, oddio come si chiamava quella trasmissione che faceva con Pippo Franco, non so se vi ricordate, anni e anni fa, ero bambina e non l'ho più vista poi tanto, cioè poi scomparsa per un bel po', non si è più fatta vedere, e non ricordo in quale programma sia ricomparsa poi negli anni a venire, però io me la ricordo dai programmi che fece con Pippo Franco. Ci sono, sciacquo solo la spugnetta, e quindi sono sincera, l'associavo molto alla mia infanzia. E
non me la vedevo proprio fare questo genere di cose, cioè inventarsi cose, quindi boh. Poi non è neanche detto che sia così, eh. Adesso lo scopriremo nelle prossime puntate di Barbara d'Urso. E vabbè, insomma, questo è il trash italiano, ragazzi. C'è sempre qualcosa che poi, per carità, tiene compagnia, sono cose che incuriosiscono, nient'altro, non è roba per cui mi taglierei le vene se non vengo a sapere come va a finire, però incuriosisce. E niente, adesso io finisco di pulire il gas e il lavello, poi devo anche come sentite, c'è la lavatrice anche in funzione, quindi poi devo anche stendere e poi appunto metterò Federico a nanna. Alessandro invece sta ancora dormendo, poi più tardi, quando si sveglierà, le darò il latte e poi insomma mi auguro di riuscire anche a dormire un pochino perché sono un po' stracotta. Niente ragazzi, una tipologia di video un po' diversa questa, non l'ho mai fatta, nel senso chiacchierare con voi mentre sto facendo altre cose, in questo caso cucinare. Insomma è carino perché comunque mi fa passare il tempo, no? A volte quando si devono fare cose un po' noiose, no? Che diciamo non c'ho voglia, noi youtuber, piccole e grandi che siamo, insomma. Ci viene da dire, ok, accendo la videocamera che così mi viene voglia di fare, perché altrimenti ci sono delle volte in cui proprio magari ho sonno, ho fatto nottato, ho allattato la bimba, magari sono svegliata alle 3:30 di notte e quindi ci sta che io sia, non c'ho voglia, ecco. Però fare il video con voi mi dà quel tocco di grinta in più. E niente ragazzi, io adesso stacco, vado a darmi una mossa, così poi mi struccherò anche. Se ti va, lascia un like, fammi sapere se questa tipologia di video ti piace, ti tiene compagnia qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo. Ciao!